Marco Gaspar, avevi detto nelle prime partite l'importante è conquistare i tre punti, anche se magari il gioco non è proprio al top. Oggi avete dimostrato che insomma il primo risultato l'avete ottenuto. Sono un profeta, il gioco non è al top e il risultato è quello fondamentale. No, al di là di tutto Montichiari ha giocato una partita di spessore, perché ha messo una qualità in difesa che secondo me non è da tutti, e se la ripetono così, ben che ci abbiamo vinto 3-1 e che giochino contro le nostre avversarie, perché comunque hanno qualità come squadra. E dopo un primo set dove abbiamo giocato una bellissima pallavolo, una bella pallavolo, mi è piaciuta molto, molta precisione, molto ordine. Un secondo set sofferto, che però ci stava, il secondo set secondo me anzi ha una chiave di lettura molto positiva, perché la squadra ha tenuto botta punto a punto con serenità. Il terzo set è la cosa negativa della partita, non tanto per averlo perso, perché perdere un set ci sta, in questo campionato se ne perderanno tanti, purtroppo. Spero sempre uno a partita, ma la difficoltà è stata nel non mettere il nostro ritmo nel momento in cui loro tenevano un ritmo basso, cioè inizio fino al parziale dell'8 per Montichiari, cioè hanno sbagliato tante battute e noi ci siamo adattati a questo. Probabilmente forse c'è stato un calo, cosa che c'è stata anche nei vari tornei che abbiamo fatto, due set giocati con grande intensità, il terzo un momento di appannamento sotto ogni punto di vista. Quello che mi è piaciuto è la maturità della squadra in un momento di difficoltà contro una squadra, ragazzi, Gioli tirava fast nel primo metro, non è molto semplice lavorare in questo modo, però la capacità di cambiare il ritmo in battuta, come avevo chiesto, però francamente hanno spinto oltre le mie aspettative, quindi siamo stati più aggressivi in muro difesa, ho provato a mettere Melandri per dare un pochino più di qualità muro, perché Melandri è veramente un ottimo giocatore sotto quel punto di vista, e poi Ognenovic ha ripreso un pochino l'ordine nella distribuzione, nella qualità della distribuzione, e siamo andati via su un 25-20 che per noi vuol dire tre punti e primo passettino di una lunga camminata. Uno degli aspetti più positivi è stata la reazione appunto di questo quarto set dopo la sconfitta del terzo e dopo aver iniziato non benissimo anche il quarto. Sì, comunque siamo sempre stati attaccati al set, cioè abbiamo avuto un gap iniziale di 4-1, però che è umano e comprensibile, per il resto siamo stati sotto al massimo di due punti, e fino a che non abbiamo dato un'accelerata decisiva. Per me ci sono tante cose positive, nonostante il terzo set è per me motivo di studio accurato domani. Sono state tante cose positive che abbiamo avuto un cambio palla molto alto, specie nell'inizio della partita. Poi il terzo set ha fatto saltare un pochino i numeri, no? E quello che mi piace di questa squadra è che se mantiene quel cambio palla si fa fatica a giocare contro, tant'è che i muri punto le hanno tenuti solo nelle nostre disattenzioni in attacco. Poi dopo è cresciuta anche la qualità, perché se avete notato c'è stato un cambio di colpi tra pallonetti, palle piazzate, palle lunghe, palle corte, money out, bombe nei momenti decisivi, e questo è sintomo di una bella dose di maturità. Dobbiamo essere molto abili a capire che in questo campionato se non si batte bene la testa dell'avversario quando è debole, l'avversario si rialza e rischia di darci un bello schiaffone, quindi così per noi ma per tanti altri. Ripeto, ci sono cose positive ma tante cose su cui lavorare, noi siamo insieme da 5 giorni, il palleggiatore oggi non è stata la sua miglior giornata, però è 5 giorni che lavora con i nostri atleti e a volte dobbiamo ancora provare determinati tipi di pallone. Per un mese sarà così, nel senso che sicuramente migliorerà l'aspetto del gioco piano piano, però l'obiettivo è punti e poi qualità, dopo sarà punti e qualità.